scherzi in armeria. Mentre la banda esce di soppiatto dal palazzo, Plankton ci entra di nascosto. Se riesce a raggiungere, e sicuramente raggiungerà, l'armeria e a mettere le mani sul carro armato, la situazione si farà gelatinosa. Ottimo. Anzi, in realtà era gelatosa, è vero. Lancia il gelato il coso. Se ne sono andati. E ora alle armi! Porca troia. Sono in trappola. Ora i riflettori toccano a Plankton. Meno male. Se visto che ad Atlantide è un clandestino, cercherà di stare più alla larga possibile dai riflettori. Plankton deve attraversare tre aree per raggiungere le mega energiche armi in disuso di Atlantide. Aiuta Plankton a eseguire armi in disuso per eludere la sorveglianza. Carro armato di gelato. Se agisci in anticipo o in modo sbagliato, farai alzare il livello di allarme. Se il livello si alza troppo, finisce tutto. Ok. Le istruzioni arrivano al... Ah, è di nuovo, oddio, di nuovo il minigioco a tempo del balletto. No! Ironia della sorte, io, futuro sovrano di Atlantide, dovrei strisciare in un tubo di scappamento per arrivare lì. Sì, mi spiace. È ironia o solo una seccatura? Guarda, l'importante in realtà è che il livello vada avanti easy. Caro predominio del mondo. Io questa volta cerco di fare più attenzione possibile. Voglio provare a farlo giusto giusto, quindi cercherò di evitare gli errori a questo giro. Ma cosa succede se non riempio la barra? Cioè, c'è un tempo per riempire questa barra per bene? Quelle armi sono praticamente... In teoria sì, visto che il primo livello sei tu che la usi, quindi sì. Vai, ok. Il fatto che ha suonato è normale o... o ci ho messo troppo? E nessuno era qui a sentirla. Spero... spero non fosse stata... Ah, invece mi sa di sì, cacchio. Mi sa che è aumentata la barra, cavolo. È quasi giunto il momento. Ma dal tubo di scarico. Ma poi scusami, ma siamo ancora dentro il furgoncino? Perché dovrebbe partire l'allarme? Vabbè, non importa. Per ora ho capito qual è il trucco migliore, farlo assieme così. Finalmente fuori da quel maledetto sistema di scarico. La vita è bella. La vita è bella. Questo posto è più tranquillo del Chumbucket all'ora di punta del pranzo. Dove sono tutti quanti? A cercare gli altri che hanno fatto casino. Perfetto. Ascoltami, ma io sono il tuo nuovo sovrano. C'era bisogno? Plankton! Non c'è tempo per fermarsi e ammirare il paesaggio, Plankton. Hai dei perfidi programmi e piani malefici da mettere in atto. E voglio cercare di non prendere errori questa volta, Plankton. Quindi proviamoci per bene. Ma come? Ah, ok. Ma non era questa la difficoltà? Di vincere. Vabbè. Spero che questo posto è più tranquillo del Chumbucket. L'errore tra virgolette di prima non me lo contino. Quando sarò io a regnare, vabbè, tutti gli abbellimenti. La gente non lo vede Plankton. Lo ignora completamente e fanno male, visto quello che farà tra poco. Ma vabbè. Un'altra creatura ma ci sono più autobus in giro. Ottimo. Allora ce n'era uno che volava dietro. Di tutta Atlantide inizia proprio. Guardalo lì. Vabbè. Con molta calma. Ci stava arrivando lui. Quindi tre aree. Quindi questa è per forza l'ultima, spero. Alla mia inevitabile conquista di tutta Atlantide. Allora, qua devo fare attenzione a R e L. L'altra volta sbagliavamo per quello perché nella fretta non guardavo bene. Ma non è bastato. Ecco.
Ecco perché, non lo riempio. C'è un tempo quindi per riempirlo, cavolo. Mannaggia, e non ho fatto in tempo. Oh, è ancora quello scemo di uno SpongeBob e i suoi idioti compagni. Ma come? Ma scusami, ma lo stavo muovendo apposta! A sto giro? No, a sto giro non l'ho capito perché non è andato. L'ho mossi. Ti pentirai di avere calpestato. Vabbè, non fa niente, dai. Di intelletto e futuro sovrano supremo. Ho già capito, argento. Per essere una società presumibilmente avanzata. Merda! Ok, qua ho sbagliato io. Ma niente. Argento di sicuro, ragazzi. Ma vedi che non si carica? Vedi che non lo carica perfettamente a un certo punto? Ma secondo me l'hanno messo apposta per renderlo un po' più difficile il livello. Perché non è possibile, scusami. Li riempio nel modo corretto io. Ma c'è il re di Atlantide. Ta ta ta. Tac, tac, quando tac, sarò tac. Lì, forse dovrei trasformare questo posto in una filiale del Champak. Ma non va, non va! Non lo faccio apposta, ma non va! È stronzo! È stronzo Plankton! Mi scusi, largo al genio maniacale! E tanto adesso perdiamo il livello, per forza siamo al livello massimo di allerta. Ah, ok. Prenderò la tua maledetta ricetta. Ma secondo me ha preso l'argento per forza di cose. Così che si tratta qualcuno con istruzione universitaria. Non è neanche così che si comporta col giocatore, visto che li muovevo nel modo perfetto e non è andata comunque.